Ok, avvio pedane in corso. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo spento il sole, ma ce l'abbiamo fatta. Prendere posto sulla pedana. Yeah, andiamo. Tanti saluti a questo labirinto. Che poi, cioè, ma da chi usa queste pedane per andare in giro? Ma che, cioè, chi cazzo glielo fa fare di lavorare così? Non si capisce niente. Come fanno a capire dove andare? Potevamo fare dei corridoi dritti. Quella materia che è caduta giù, non la recuperiamo? Hai ragione, cazzo. Tradotto, ma dov'era la materia che è caduta giù? Ce n'erano due di materie, una l'ho recuperata e l'altra non ho idea di dove sia. Ragazzi, aiutatemi. Se vi ricordate qualcosa, aiutatemi, please. Dovremmo poter vedere un punticino brillare da qualche parte. Ma chi si ricorda dov'è? Ma secondo voi io mi ricordo dov'è? Figuriamoci. Ma guardiamo tutto. Non so. Era forse di qua? Non credo, eh. Cioè, per dirmi di recuperarla, vuol dire che... Cioè, spero sia importante. Grazie Lucifer per la resub, bentornato. Oh, ma... Puoi dirmi dove cazzo stava, almeno? Eccola, è lì sotto. Ok. E quindi come la recupero? Devo abbassare il carrello. Devo andare qui sotto, quindi. E per andare qui sotto... Devo passare... Non lo so. Andiamo avanti. Non so cosa devo fare. Grazie, Cricco! Bentornato! Hey, Claude! Ce la vuoi fare? Questi cosi sono tosti. Occhio. Ok, allontaniamoci. Magie. Ignira. Vai. Ok. Dai, Barrett, impegnati. Sovraccarico. Bravo, non serviva, però fa niente, va bene così. Ok, lì sotto, lì sotto. Quel ponte, come lo attivavo? Ma chi si ricorda? Devo scendere lì? Sì, aspetta, ci sono, forse ci sono. O no? Non ci sono. Non ci sono, non ci sono, cazzo. È dall'altra parte. Oh, dall'altra parte. Torniamo indietro. È lì, è lì. Vedete che è lì. Ah no, aspetta, ma... Io guardavo ancora un altro lato che non c'entrava niente. Però devo riuscire ad arrivare in qualche modo in quella piattaforma, che forse è quella dove ci stavano le due regine. No, come ci si arriva, ragazzi?
Allora, ho un piano. Se io brancolo nel buio, senza una mezza idea di quello che sto facendo, probabilmente prima o poi ci arrivo, giusto? Ok, bene, questo è il piano. Dovrei riuscire a farcela. Quindi, devo tornare di là. Vedete, è lì, la piattaforma è lì. Scendiamo. Poggio il piano. Dai, è un piano che secondo me può fruttare bene. Io ci voglio credere. Poi sarà un cinema a tornare indietro, perché io non ho idea di come si torni. Eccola, è lì, è lì. Adesso tu prendi questo. Oh, e lo abbassi. Bravo. Bene. Ok. Puoi prenderla? Sì. Che cazzo l'ha messa lì sta cosa? Perché stava lì tra l'altro? Materia arcana. Va bene, non facciamoci domande. Materia arcana, cosa fa? Aumenta i PM massimi. Beh. Non la uso. Non so se usarla. Vabbè, ce la teniamo da parte. Però non so se mi servirà. Sarò sincero. Ok, detto ciò, devo rifare l'intera strada di prima. Tornare indietro, sperando di ricordarmi, e ci siamo. Quindi. Sì. Di qua. La piattaforma. Vai. Vai, vai, clicca. Con la chiocciola di Telegram si intende il nome, vero? Lo username, diciamo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ads. Very ads. Quindi, riposiamo di nuovo. E poi possiamo proseguire, finalmente, verso la nostra prossima meta. Recupero PV, PM, ottimo. Vado. Quella materia che è caduta giù. Ma l'ho appena recuperata, Barrett, mi pigli per il culo? Ma mi sta scherzando, ma non ce ne sarà un'altra? No, ragazzi. No, raga, ma che cazzo sta dicendo? Quella materia che è caduta giù, ma di che parla? Di che cazzo parla? Ma voi avete idea di che cosa sta dicendo? Dopo il ponte che è crollato. E come ci arrivo lì? Come ci arrivo? Ma io pensavo di averla trovata, ma dai. Allora, quindi c'era un ponte crollato, io non ho idea di quale fosse. Probabilmente era tipo qua. Non lo so, può darsi. Do un'occhiata rapida, dai. Do solo un'occhiata. Non era questo il ponte crollato, cioè portate pazienza. Non era questo qua. Secondo me era questo. Quello lì sotto.
Ma lì sotto non ci sono mica già andato? Allora, ragazzi, tagliamo la testa al toro. Vediamo il volo. Se non è lì, me ne vado avanti. Ho sorretto le palle. Ma infatti, ma poi che cazzo gli frega lui delle materie? Ma non c'è niente qua, no. Non c'è niente. Non lo so. Andiamo. C'è un'altra che non hai trovato. Sì, ma ragazzi, non ho idea di dove sia, cioè. Dove diamine sta? Non lo so. Mi viene in mente solo una zona che potrei non aver visto, che è all'inizio. Quell'ascensore lì forse non l'ho cagato proprio. Questo qua era disattivato, magari, boh, parla di qualcosa qua. Dove si va? Forse un tesoro ci scapperà. Questa non l'avevamo guardata. Però più di qui, di quest'area, poi è tutto esplorato, quindi sono passato già ovunque. Ti prego, dimmi che c'è una materia qua, così ci togliamo il dubbio. Allora, con calma ce la possiamo fare. Povero toro, gli avete tagliato la testa. Lo so, mi dispiace. Doveva succedere. Ma che cazzo? Ma solo un CD. Ma ti prego. Davvero non c'è altro? Si controllano le ventole. Quella materia! Ma quello è... Aspetta! No, aspetta, questa è una cosa grossa? Se non ho visto male il colore, è un'evocazione quella. Cos'è un minuto? Cos'è un minuto? Oh, che devo fare? No. Ma che cazzo? Ma stai scherzando? Devo per forza? Devo combattere per forza? Un'altra regina? Senti, fai fuori le sentinelle di merda. No, 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 ha colpito il pilastro. Claude ha colpito il pilastro, non ci credo. Ti prego. Vabbè, ma ho preso... Vabbè, niente. Non ci voglio pensare. Barrett, cazzo. Cazzo, le torrette. Tu che spari da lontano, puoi farci sto piacere di sparare quei cosi? Bravo. Ce n'è un'altra, Barrett. Ce n'è un'altra. Dai, Barrett, ce la puoi fare, Barrett. Usa pure Fulgor, vai, usa Fulgor, che magari... Oh, è vulnerabile, top. Vai. Cosa succede tra un secondo qui? Zero. Chiamate il sistema. Il terminale conferma è stato disattivato. E quindi? Ha riattivato la reazione. Mannaggia, cazzo. Era tipo una sfida a tempo, ma non so se adesso me la fa rifare. Ora che ho liberato il campo, perché in un minuto devo fare tutta questa roba. Fermi tutti. Cosa devo fare? Accesso vietato al sistema di reazione è operativo. Quindi devo fare così. Ok.
Ok. Qui adesso mi fai passare. Dimmi che non c'è di nuovo il nemico, ti prego. Dai, muovi il culo! Però... no, devo combattere ancora. Però è quello piccolo almeno, dai. Vai in assetto pesante, muoviti, cazzo! Ti devi muovere, porca la miseriaccia. Ti devi proprio muovere tantissimo. Vai. Ok. Corri. Corri. Corri, bestia. Apri. Sì, apri, apri, cazzo di ventola. Muoviti. Dove siamo? Ok, eccoci qua. Eccoci qua. Prendilo. Materia Choco Moguri. Una materia di invocazione. Oh, santo cielo. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Allora, fermi. Questa la posso... la segniamo a Tifa, tipo. Segna materie. Choco Moguri. Il Chocobo è specializzato in attacchi fisici di vento. Il Moguri in attacchi fisici non elementali. Prima di scomparire infliggono notevoli danni fisici di vento con gran finale. Abbiamo una nuova evocazione, ragazzi. Grazie al cielo che per una volta Barrett è stato davvero bravo. Grazie Barrett di averci convinto a non mollare. Ok, se no ci perdevamo sta cosa. Io manco l'avevo notata prima. Si vede che l'avevano detto, ma ero distratto dalla chat. Mi sa. Bene, bene. Nella sicura prossima boss fight potrà essere utile. Che figata sto gioco, lo so, lo so. È molto bello. Adesso ci riposiamo e poi andiamo avanti finalmente. Barrett li fa gli headshot. No, non è neanche un cecchino se per questo, quindi è abbastanza... è un falso, ha un nome falso Barrett. Togliamo il cappello a sto punto. Togliamolo. Let's go. Questa volta non mi darei più se sono sicuro, vero? Sì, si va e basta, cazzo. Abbiamo fatto tutto. Non manca molto al reattore. Lo so. Ecco dove uccidono il pianeta. Che posto deprimente. Ah, ma era solo per andare qui. Tutto ciò. Cioè, tutto sto casino. Preparati all'odore di Mako, è fortissimo. Il reattore, mi sembra quasi di sentirlo che ci chiama. Andiamo. Andiamo a sto reattore. Ovviamente ci sono torrettine ovunque. Andiamo subito con Barrett. Sovraccarica. Che poi in realtà Barrett ha la magia Fulgor, che è utilissima. Perché è super efficace su sti cosi. Chiaramente sono macchine. Se li fulmini, gli piace poco. Quindi vai. Ok, non gli ho fatto molto in questo caso, ma ci sta. Dai Barrett, fai fuori quei cosi lì irraggiungibili. Solo tu ce la puoi fare. Spam. Non l'ha colpito mai nella vita, va bene. Va bene uguale Barrett, ti si vuole bene. Resisti, resisti. Barrett non ha resistito. Allora Tifa, devi fare una bella cosa adesso, guarda. Sprechiamo già una coda di Fenice su Barrett. Andiamo su Barrett. Barrett, puoi finire il lavoro? Grazie. Barrett, porca la puttana. Quello. E curati. Dai. Fulgor. Come la mia PlayStation, cosa? Che con l'elettricità si fotte? La mia PlayStation, ragazzi,
Gli ho aperto la finestra, sennò mi frigge, cazzo. Tifa. Tallonata al lanciamissili. Vai, solo tu ce la puoi fare. Bravissima, Tifa. Vai, Tifa. Aspetta, aspetta. Barrett all'abilità limite. Abilità limite. Scarica deflagrante. Vai. Non l'hai fatto un cazzo, Barrett. Imbarazzante, davvero. Curati, va. Curati da solo. E ora vai di Fulgor. Muoviti, ba... Madonna, madonna. Facci sta magia. Facci sta magia. Dai, mamma mia, quanto... Ma quella è ancora integra? Ma stai scherzando? Ma da che? Da quando? Distruggi quella merda! Oh! Pensavo fosse già rotta. Madonna, ragazzi, che disastro. Devo già curare tutti. Dai, ci sarà un posto dove curarci più avanti? Speriamo di sì. Tanto fai una magia, facci sta magia, dai. Cura Tifa. Cura Barrett, cura tutti. Cura anche te stesso, che ti fa bene. Perfetto. Che brutto posto dove entrare. Meno male, nessuno ci ha scoperto. Minchia, com'è possibile? Tutto sto casino. La Shira controlla Midgar. E non ho letto. Bene. Che differenza avrebbe fatto? Conoscevamo i rischi, ora possiamo solo andare avanti. Anche con la forza. Oh, raga, attenti che si scivola qua. Andiamo. Una pozione, va bene. Ormai ci siamo. Non credo che sei stata così nervosa, dice Tifa. Siamo per far esplodere una roba, quindi è comprensibile quantomeno. Ovvio. Biggs. L'abbiamo trovato. E Jess e Widge non ci sono. Com'è la situazione? Di sopra, saltando giù dal treno, avete creato il panico. In compenso, qui è tutto tranquillo. E io ho capito come arrivare al reattore. Ma bravo il mio Biggs. Gli altri dove sono? Jess non c'è, si è fatta male. Non tanto. Allora, mi raccomando. È il mio lavoro. Avete fatto bene a prendere la linea 4. Così adesso i soldati sono tutti nel settore 4. E voi potete dedicarvi al reattore 5. E qui in fondo, anche se arrivarci è un po' complicato. Ma è strettissimo. Non lamentarti. Qui ci sono i vostri lampini. Siete pronti? Più che pronti, prontissimi. Pensa tu agli altri, certo. Cosa si cala di sotto? Non sapremo mai dove è andato. Anche noi useremo i rampini. Occhio a non perderlo, fissalo bene. A fine missione ci servirà per scendere.
Ok. Cerchiamo di non lasciarci le penne. Non serve dirlo. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Dove ci andremo a ficcare ora? All'interno del reattore. Non ho capito se i rampini li devo usare tipo letteralmente. Capitolo 7, intanto. Attenzione, siamo in TV. Presidente, le aggiusto la cravatta. Svelti, svelti. Oh, madonna, che cattivo. Ci ha già sgamati. Maledizione. Siamo all'interno del reattore 5. Senti che odore. È la Mako. Finalmente ci siamo. Sembra un altro bel casino, eh? E quello è il reattore 1. Sì, il serbatoio è vicino. Allora, andiamo. Loro non sanno che la loro copertura è una merda, quindi ci credono. Poretti. Da dove si scende? Sì, infatti qua non c'è niente. Forse da qui? Ah, abbiamo il rampino, giustamente. Ma forse non c'entra ora? Ah, scivolano giù. Mi sembra giusto. Se si sveglia questo bestione siamo spacciati. Quanto ci fai che si sveglierà? È l'unità aerea di classe superiore, impiegata contro belve giganti. Se lo attivano è meglio darsela a gambe. Cazzo. Meno male che ora fa la nanna. Ricordiamo che ci stanno guardando dall'alto e probabilmente sentendo, quindi Barrett, GG per avercela gufata così. Non c'è nessuno? Se la saranno filata dalla paura. Oh no! Questi schifi di cosi. Perché ci sono delle piantine volanti strane qua dentro? Non ha senso. Ok. Sembra tutto così facile. Troppo facile. Questo odore, me lo ricordo bene. No, Tifa, quello... quella è l'ascella di Barrett, non te lo volevo dire, però. Ma... no, guardate cosa c'è lì sotto! Non dirmi che devo andare lì! Cazzo. Ovvio che dovrò andare lì, è ovvio. Facciamo una bella cosa. Barrett, caricati sto ATB del cavolo. Muoviti e vai di Fulgor. Grazie Tarsis per la sub, benvenuto. Sovraccarico. Ez. Magie, Fulgor. Vai. Easy. Perfetto. A quante sub siamo? Cioè, ma tu davvero, Danny, vuoi vedere sotto la telecamera di Tifa con la telecamera? Oddio santo, aspetta. Vediamo. Credo di sapervelo dire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con quella donata. 10. Ma che cazzo. Secondo me non c'è niente, io ve lo dico.
Qua c'è l'imboscata. Madonna santa. Ecco, lo sapevo. Quanto era telefonata sta cosa. Quanto. Maledizione agli annientatori. No, inizierà quest'altro. Su. Però Barrett, aspetta un attimo. Prima facciamo il cannone laser. Secondo me è la cosa migliore, sai com'è. Poi, già che ci siamo, usa Fulgor. Vai Barret, schiva tutto. Quanto cazzo sei lento. Lì, vai, carica. Caricati. Ce la puoi fare. Sovraccarico. Ottimo. Perfetto. Cambia, cambia. Tifa. Tifa, vai. Ora close. Ecco, appena lo prendo si becca uno schifo in faccia di cose. Ecco pesante. Dai, dai, che giù, vai che giù. Ora mai più. Abilità, vai. Abilità. Dai che lo stremi, vai che lo stremi. Cazzo lo stremi, qua ci stanno stremando loro. Allora, Barret. Magie, no, oggetti, gran pozione. Ah, Tifa. Ok. Claude. Magie, energia, energira su te stesso. Adesso stiamo un attimo. Dai che allo stremo. Barret. Magie, Fulgor, vai. Tifa. Magie, no, oggetti. Gran pozione, Barret. Facciamo fuori sto coso. Ok, uno è andato. Ora carico. Li fa un botto male. Esplosione stremante. Ottimo. Cloud. Ok, vai, ci siamo, ormai è fatta. È fatta. Ez. Ez. A posto. Lì c'è il reattore, raga, ci siamo quasi. Ovviamente aspettiamoci. Era così anche l'altra volta. Yes, certo, certo. Aspettiamoci la boss fight. Giubbotto antiproiettile. Giubbotto antiproiettile. Equipaggiamento. Ma glielo mettiamo? O a Tifa, mettiamogli la Tifa, vai. Effettivamente dopo questo, questa parte di trama, ho capito che devo assolutamente potenziarli in ogni modo. Che non ci siamo. Spariamoci un po' di pozioni.
Ok. Oh no, un ricordo? Sephiroth. I reattori, la Shinra. Vi odio. Vi odio tutti. Un ricordo del passato. Grazie Kanduf. Grazie per la resub. Dai. Tifo. Abbastanza confuso, ragazzo. Dai, che ci aspetta la merda qui, già lo sapete. Allora. Ci siamo. Come la prima volta. Ecco la bomba. Che tempo imposto? Stavolta non serve. La comandiamo a distanza. Ah, bene, bene, bene. È un'idea di Jesse. Non perdere il telecomando. Però. Quando siamo al sicuro, boom. Al sicuro? Si fa per dire. Ora ci giriamo e ci attaccano. Usciremo dall'ingresso principale. Sì, sì, vai tranquillo. Ancora non ci fermano? Aspetta. Dall'ingresso principale, che vuol dire? Vuol dire che qua c'è... Come lo apro l'ingresso principale? Questo volevo dirti. Intanto fate vedere se devo fare qualcosa qua. Ok, risolto col filmato. Perché sono molto confuso? Fuga del reattore ripercorrendo la strada già fatta. E che ingresso principale allora? Ma... Ecco! Il trollino, il trappolozzo ci hanno fatto. Dici che ci osservano e ci fanno gli scherzi. Vedete? Ecco. Fossero solo queste andrebbe anche bene, ragazzi. Bentrovati, miseri vermi. Oh no, c'è il Medavec, ragazzi. Mi presento, sono il direttore del dipartimento, nonché responsabile di questa operazione di propaganda della Shinra. Heidegger è il capo dell'esercito. Siate orgogliosi. Tutta Midgar sta seguendo in diretta i vostri crimini. No, che pezzi di merda. Ecco le immagini in diretta dal reattore 5. Identificato come bersaglio di un nuovo attentato. I terroristi al suo interno sono stati localizzati e attualmente in corso le operazioni di cattura. Passiamo ora alle reazioni nei vari settori. Sì, ecco, siamo qui nel basso fondo del settore 5. A causa dell'elevato rischio di un attentato, il Dipartimento di Protezione ha diramato l'ordine di evacuazione. Dopo la tragedia del reattore 1, la nuova minaccia sta scatenando. Profonda indignazione verso i responsabili. Il presidente Shinra ha dichiarato che qualsiasi minaccia sarà annientata. E ora, per placare lo sgomento, diamo inizio a uno spettacolo di primo ordine. Il protagonista sarà... ovvio. Ammirate la nostra nuova unità di guerra. Avete l'onore di farvi trucidare dall'Ario Sorvegliatore. Troll. L'allestimento dell'Ario Sorvegliatore è ancora al 60%. Siamo in onda, coglioni. LOL, quindi abbiamo tempo per scappare?
Catturate gli intrusi e conduceteli al ponte. Oh no, ci sono dei Naruto Runner. Va bene, andiamo, andiamo. Sti merda che schivano tutti i colpi, quanto li odio. Qua è magia, iniziamo già a dargli fastidio. Bam, vai che è già stremato. Insisti, insisti su di lui. Insisti, Tifa. Tifa. Vai, 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 continua, continua. Si è scappato. Tallonata. Non l'ho preso. Tifa, devi farlo fuori, Tifa. Conto su di te. Niente, niente, Tifa non ce la sta facendo. Ora, ora, abilità, tallonata. Non arte segreto, ho sbagliato. Dai che ci sei. Ok. Vai. Ok. Ads. Stiamo diventando pedine del loro gioco. Già, falsificano le notizie come vogliono. È vergognoso. Non ci sto. Saremo noi a umiliarli pubblicamente. Distruggeremo quel bestione. Minchia, fallo te però stavolta. Facciamoli morire di vergogna. Va bene. Non sarebbe male. Andiamo, andiamo. Sbrigatevi a mandarlo su. Il direttore sta aspettando. Il carico è pronto. Qui B8, invio in corso. Merda. Stanno preparando cose brutte. Buongiorno. Sì sì, ma andate tranquilli. Certo, sarete sicuramente in grado di fermarci. Proprio no, voi, eh. Cioè, tranquillissimi. Anche se va detto che c'è Tifa che è già un attimino in difficoltà. Poverino. Vai. I veterani sono sempre tostarelli. Magie. Energia. Vai. Abilità, tallonata. Facciamo fuori lui intanto. Ok, a posto. Soldatino. Fuori dalle palle. E rimane il veterano. Dai, easy. Avanti, avanti. Non c'è niente da fotterli qua. Yes. Cos'è questo? Scheda del reattore 5. Potrebbe servirci. Certo che potrebbe servirci. Poi, qui c'è una chest. Non posso usarla? No. Claudio, vieni. Arrivo, arrivo. Trasportano i componenti del bestione di prima? E noi gli roviniamo la festa. Forse possiamo sabotare l'assemblaggio. Davvero? Diamo un'occhiata al pannello di controllo. Che stavo già guardando, ma mi avete interrotto.
Ho la scheda d'accesso. Ottimo. Dai, usa la scheda. Unità M sarà uno dei componenti? Sì, è un potenziante a base di materia liquida. E riusciremo a farlo sabotare? Ok, cosa devo fare? Con meno unità M a disposizione, l'area sorvegliante avrà meno occasioni di sfruttare le proprie risorse di autoassistenza. Unità M non influiscono sulle capacità di combattimento, ma se riuscirai a recuperarle potrai usare i contenuti per potenziare la squadra durante la battaglia. Vuoi impedire che l'unità M arrivi a destinazione? Sì. Direi di sì. Ok, è stata deviata. Eccola. Possiamo farlo un'altra volta, tipo? Non credo. Ah, intanto dove l'hanno portata? Ok, è lì. Continuano a tenerci d'occhio? Probabile che ci stiano filmando. Ormai non possiamo farci niente, ricordatevi solo di sorridere. Eh beh, ci sta. Facciamo bella figura. Avviciniamoci magari. Ok. Qualcuno è già andato. Ok, a posto. Guarda i pannelli, fidati. Dici, mi sono perso qualcosa? Vediamo, per sicurezza. Ok, però non ho più schede d'accesso. Dovrei trovare altre schede d'accesso volendo fare cose. Non so, probabilmente devo cercare nella struttura e magari tornare dopo. Immagino. Oh, vediamo se riusciamo a beccare qualcosa. Ma non so dove devo guardare. Starò attento un po' a tutto. Ah, ok, sì, qua c'è qualcos'altro. Livello B7, invio in corso. Da livello B8 non risponde, non hanno inviato i componenti, indagate. Eccoci qui. Ma che stai facendo? Va, oh, no, non si sposta manco, è scemo. Vai. Bravo, bravo, veterano, complimenti. Qui? La materia? Materia galvanica. Questa è una keycard. Trovata una. Possiamo deviare solo un montacarichi. Vediamo se ne trovano altre.
saprei. Mi sa che ne posso usare solo una qua. Accelera il programma di controllo motore e comportamentale. In pratica diventa rapidissimo. Ci manca solo quello. Rifletti bene prima di decidere. Vai. Deviamo il coso. Vai, è stato deviato. Eccolo qua. Dove finiscono i componenti che deviamo? Deve esserci un magazzino da qualche parte. Ah sì? Tra ordigni e nuclei vari sarà pieno zeppo di tesori. Può darsi. E noi glieli freghiamo. Prima dobbiamo trovare il magazzino. Vediamo il volo. Quindi dalla mappa per ora niente di strano. Proviamo ad andare avanti. Quante schede ho? Ne ho trovate due. Ascoltate, gente. Ashira non fa altro che mentire. La Mako è la linfa del pianeta. Stanno dissanguando il mondo e... Barrett, che ti prende? Già che siamo in onda, tanto vale farci sentire. Dubito che trasmettano l'audio. In effetti. Fai un cartello, Barrett. Magari funziona. No, che palle sto qui. Lo odio tantissimo. Allora, facciamo una bella cosa. Vai. Barrett, fai fuori quei cosi. Bravissimo, Barrett. Magie, fulgor. Vai. Che cazzo è andato? Abilità, tallonata, vai. Abilità, colpo stremante, lesione stremante, vai. Ok. Continuiamo a salire. Qua ci sarà un altro pezzo, immagino. Beh, abbiamo capito più o meno il discorso. Abilità, colpo audace, veterano, vai. Sì, ma Italo, ma porca puttana! Cosa ci voleva prenderlo? A saltare un po' di più. Santo cielo. Poi che sta facendo? Manco ci caga questo. Fai una bella energia, Barrett. Poi tu, invece, fai un sovraccarico al tipo. Magie. No, oggetti. Curati.
Ma che merda che si curano pure loro. Ma come vi permettete di curarvi? Ok. Mamma mia. A posto. Curiamolo. No, non ho schede d'accesso. Ancora. Questa? Qua posso scegliere cosa disattivare, mi sa. Ok, allora. Tanto prendiamo questa. Se esagerano con i comandi in chat e le mutali, cioè, gliel'hai pure detto di smetterla. Muta e basta. Allora. Vediamo cosa si può bloccare qui.